Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il celebre conduttore Mediaset è stato beccato insieme a qualcuno che non è la sua storica compagna. Ecco con chi si trovava. Lo conosciamo tutti per la sua presenza fissa ormai a Canale 5. Da sempre conduce il reality Temptation Island, con grande professionalità ed empatia. E, entrato nelle grazie di Maria De Filippi molti anni fa, durante il periodo della sua prima comparsa televisiva. Da circa 15 anni ha una meravigliosa storia d'amore con la modella e showgirl Pamela Camassa, la donna della sua vita di cui è molto orgoglioso. Eppure la vita sentimentale del conduttore non è stata sempre tranquilla come adesso. Il suo esordio nel mondo televisivo è avvenuto nel 2006, anno in cui ha partecipato al Grande Fratello. All'epoca era fidanzato con Flora Canto, oggi moglie di Enrico Brignano. I due si sono lasciati in diretta in quanto Filippo aveva perso la testa per una sua coinquilina, Simona Salvemini. La storia tra i due ex GFini non è durata molto, perché nella loro vita è entrata in maniera ingombrante, ma non intenzionale, l'allora Miss Mondo Pamela Camassa. Durante una gita in montagna, la coppia aveva conosciuto la modella per caso, e da quel momento Filippo ne parlava ripetutamente alla fidanzata, fino a quando un giorno l'ha lasciata senza una vera motivazione. Un amore che va oltre tutto. Simona è sempre stata consapevole di essere stata lasciata perché Filippo si era perdutamente innamorato di Pamela. Infatti la nuova coppia ha ufficializzato la relazione solo nel 2008, per non confermare nessun dubbio. Ad oggi sono felicemente fidanzati, anche se hanno dovuto affrontare alcuni momenti bui, come ha spiegato Filippo stesso. Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto. La coppia non è mai convolata a nozze, perché non ne avverte la necessità, ma il desiderio di avere dei figli inizia a farsi sentire fortemente. Biscilia stesso ha ammesso: ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Avrei voluto farlo prima, adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo, ad oggi però l'uomo è stato avvistato insieme ad un'altra presenza, che sembra sia davvero importante per lui. Di chi si tratta? Su Instagram sta girando uno scatto in cui Filippo abbraccia qualcun altro. La didascalia riposta, l'apparenza inganna. A cosa si riferisce? La situazione è ben diversa da quello che state pensando. Il conduttore di Temptation è in dolce compagnia di un cagnone bianco, di razza dogo argentino. Non è il suo cane, ma è in compagnia del suo nuovo amico per uno shooting per Gael Paris. A casa invece c'è Molly, l'altro suo grande amore, una barboncina color miele, ma l'amore della sua vita rimane sempre Pamela.